esperienza, perché è davvero la parola giusta per definirla, di un teatro insieme ai cittadini e alle cittadine. Continuo ad emozionarmi dopo tanti anni che io, Ermanna, Le Albe portiamo avanti come pratica scenica, perché ne sento sempre di più la grande necessità. Il grande teatro, quello dei greci, ma anche quello di Shakespeare, quello della commedia dell'arte, era un teatro in cui il rapporto tra la scena e la platea era sempre vivo e incandescente. Non era un rito vuoto, ozioso, dove si dorme pensando a dove si andrà al ristorante. E questo intervento dei cittadini con gli artisti, questo cortocircuito, mi sembra sempre di più, in questi tempi così angosciosi e terribili, tempi di guerre, tempi di pestilenze, no? Ritornano i grandi mali che hanno segnato la storia dell'umanità. E il teatro deve essere all'altezza, non può essere un intrattenimento da quattro soldi. O il teatro risponde alla sua vera missione, che è una missione dionisiaca, quella paroletta presa a prestito dai greci, Dioniso, come la definiva Friedrich Nietzsche nella Nascita della tragedia. Abbiamo bisogno di questo, che siano adolescenti scatenati come i nostri napoletani del Pluto, o che siano i cittadini di Ravenna che in numeri molto alti partecipano al nostro Don Chisciotte ad Ardere, la scommessa è sempre quella. Che cos'è che fa la necessità di questo rito oggi? Che cos'è che può, e uso il termine del nostro Don Chisciotte, che cos'è che può far ardere le persone, i cuori, i cervelli? Perché abbiamo bisogno di pensare in questa epoca così buia, direbbe Bertolt Brecht, no? Viviamo davvero in tempi bui. E al teatro dobbiamo chiedere questo, di essere invece una sentinella nella notte, che ci porta a pensare, a riflettere, a trovare la strada giusta per uscire dal buio. Il titolo che Gabriel Zuchtriegel e Maria Rispoli del Parco Archeologico di Pompei hanno voluto dare al progetto con i giovani adolescenti napoletani, Sogno di volare. Uno pensa, ma che titolo è oggi, che sembriamo tutti invece dentro al pantano? Invece io trovo che sia un titolo perfettamente in linea con Aristofane, perché questo adolescente infuriato di 25 secoli fa in ogni sua commedia affronta un male dell'essere, dell'esistere, in questo caso l'ingiusta distribuzione delle ricchezze, e pensa allora, 25 secoli fa già lui diceva pochi ricchi e una massa di poveri, com'è possibile? E questi termini oggi sono diventati ingranditi in maniera mostruosa. Eppure in questa analisi così spietata dei mali che ci affliggono, Aristofane riesce sempre ad accendere una luce, che è quella dell'utopia, cioè di trovare un altro luogo diverso da questo in cui siamo condannati a stare. Un altro campione dell'utopia è l'Hidalgo, il grande Don Chisciotte, sbeffeggiato e irriso da tutti, no? Perché considerato folle. Ma è questa la grandezza di Cervantes e del suo romanzo, è che a un certo punto, verso pagina 100-150, quello che da tutti è considerato pazzo fa dei ragionamenti più corretti dei cosiddetti savi. Ed è lì che Cervantes genialmente mette la ragione e la follia in un terreno sdrucciolevole, no? Ambiguo. Anche oggi quanti vengono additati, ma pensiamo a Papa Francesco, no? Additato come un povero pazzo utopico che dice sempre le solite cose, che bisogna smetterla di massacrarci. Questo è Chisciotte. Un pazzo irriducibile che continua a dire la sua verità. Se non ci siamo tutti e tutte, non possiamo esserci veramente. Quindi, olio, musica!